Il Club Garden La Ferula, il Rotary Club di Caltanissetta e l'Associazione Nissena Filatelica e Numismatica insieme in un evento in cui era presente anche l'amministrazione comunale che racconta la storia del francobollo dedicato all'area protetta che si trova tra Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, e cioè la riserva naturale orientata dello Zingaro. Cala Marinella è una palma nana, questa è l'immagine che rappresenta nel francobollo la prima riserva istituita in Sicilia. Circa 7 chilometri di natura tra calette, una fitta vegetazione, habitat ideale per molte specie animali e ancora musei. Al centro culturale polivalente Michele Abate di Caltanissetta, accanto a quello dedicato alla riserva dello Zingaro, sono stati esposti anche altri francobolli sul tema floreale. Ho proposto la realizzazione di questo francobollo in quanto ero governatore entrante del Rotary. La scelta dello Zingaro è stata dovuta al fatto che abbiamo scelto come tema dell'anno la tutela dell'ambiente. E la marcia dello Zingaro è stato il momento da cui è poi scaturita la costituzione di tutta la serie delle riserve naturali in Sicilia, dei parchi regionali. Quindi da quella marcia per tutelare un ambiente naturale bellissimo, poi è venuta fuori la prima legge regionale sui parchi e le riserve e da quella tutti gli ambienti, le riserve e i parchi che abbiamo oggi. Peraltro la Sicilia è stata antesignana in tutta Italia perché la nostra legge regionale è arrivata ben 10 anni prima rispetto alla legge nazionale. Quindi l'idea era per celebrare lo Zingaro, questa marcia e questo luogo bellissimo, ma non solo per il luogo, ma anche per quello che è venuto fuori da quella marcia e da quel coinvolgimento dei siciliani nella tutela dell'ambiente. Noi abbiamo dapprima lanciato l'idea al Ministero dello Sviluppo Economico che l'ha accolta, l'ha inserito nel programma filatelico e poi abbiamo avuto una lunga interlocuzione con Poste Italiane e con i disegnatori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.